Don Giancarlo Polito, pilastro della diocesi di Lecce, festeggia 50 anni di sacerdozio. Mezzo secolo al servizio di Dio, da maestro delle cerimonie episcopali, ha servito ben 5 vescovi, da Minerva a Seccia, passando per Mincuzzi, segretario per 5 anni, Ruppi ed Ambrosio. La diocesi ha festeggiato un maestro di lungo corso anche in carcere e tra i banchi di scuola. In servizio da portalecce.it. Non è stato un giubileo sacerdotale qualunque quello che la Chiesa di Lecce ha celebrato domenica 17 maggio, preparando l'evento con il sostegno di Porta Lecce per tutta la settimana precedente con interventi e iniziative a distanza, le uniche possibili in questi mesi di pandemia e con le liturgie interdette alle comunità. Era un atto doveroso perché Monsignor Polito è Don Giancarlo, il Don Giancarlo di tutti. Era il 17 maggio 1970 e Papa Montini, nel giorno del suo giubileo sacerdotale, chiese a tutti i vescovi del mondo di prestargli un diacono per festeggiare il suo anniversario con una grande celebrazione in Piazza San Pietro e con alcune centinaia di ordinazioni presbiterali. Il vescovo Francesco Minerva scelse proprio il giovanissimo diacono Giancarlo Polito, privando se stesso della gioia di imporre le mani su un presbitero che aveva visto crescere fin dal suo primo ingresso nel seminario minore in terza media nel 1958 e che di lì a poco sarebbe diventato uno dei suoi collaboratori più stretti, il suo segretario particolare e il cerimoniere in tutte le sue celebrazioni in cattedrale e nelle parrocchie della diocesi. Con lui, a domanda e risposta nel chiostro dell'antico seminario, da lì dove tutto ha avuto inizio, in un momento un po' più sgombro da emozioni, nella sua giornata giubilare, gli abbiamo chiesto di ripercorrere la sua vita fin dal germoglio della sua vocazione al sacerdozio. Don Giancarlo, questo è il giorno della festa, ma anche dei ricordi. Come nasce la tua vocazione? La mia vocazione è una vocazione un pochettino tempestosa, perché papà mio non voleva che entrassi in seminario, mi rimandava di anno in anno. Alla fine il nonno materno mi disse: ma lascialo stare, se vuole entrare in seminario può entrare. E mio papà dice: ma che ne sa di sacerdozio a quest'età? Dice: vabbè, lascialo entrare, poi dopo vuole uscire, se ne può uscire. Così è nata, ma soprattutto per l'esempio dei miei sacerdoti, Monsignor Leone, Don Nicola Leone, Don Francesco Tondo, tante belle figure sacerdotali di Squinzano, Monsignor Nicola Riezzo, che non possiamo dimenticare, che già è servo di Dio.